Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: Sì, ma chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore. Che pagina straordinaria quella che abbiamo ascoltato oggi. Che pagina straordinaria. A dire che è stata scritta 2000 anni fa, non ora. È da 2000 anni che c'è questa pagina e che ricorda a coloro che in qualche maniera chiedono a Gesù, ricorda a quelli che gli chiedono: tu cosa pensi sia la strada della felicità? E lui risponde: farti prossimo. Che straordinaria pagina, ancora di più con una formidabile attualità che rende questa pagina in maniera straordinaria, ma deve poter essere letta come Gesù ce la propone. Ci vorrebbe un corso di esercizi spirituali. Proviamo anche in una giornata calda a fare brevemente, in sintesi, il nostro percorso. Parto da quella che è stata la preghiera che ha aperto questa celebrazione, quella preghiera che si chiama Colletta, che io leggo subito prima l'ascolto delle letture. Ricordate quello che gli ho detto a nome vostro, perché ho raccolto e ho detto: concedi a tutti coloro che si professano cristiani, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Il cristianesimo impone di poter respingere ciò che il Signore pensa Gesù non essere adeguato all'essere cristiano e invece di seguire ciò che è la sua proposta. Quindi il cristianesimo non è un'etichetta, non è far parte di un club, non è una tessera, è uno stato di vita in cui tu segui quello che il maestro ti ha insegnato e respingi ciò che è contro il suo insegnamento.
non è che può stare con un operaio e un anafora. Non so se rendo l'idea. Dici, io sono cristiano perché ho battezzato i miei figli, mi sono sposato in chiesa, la domenica vado pure in chiesa, però se sulla mia strada vedo un poveraccio che è stato colpito da una disgrazia ed è incappato nei briganti, non me ne passa manca pa' capo. Non so se rendo l'idea. È chiaro quello che abbiamo pregato. Dici, tu per essere cristiano devi respingere ciò che è contrario, è quello di che dice a mamma prima lui e poi l'altro, questo è contrario, ed è invece fondamentalmente aperto ad originare pensieri diversi. Quali sono i pensieri? I pensieri, quelli che sta scritto nella parola di Dio, non quelli che dice Gennaro Martino. Il primo pensiero è questo: da dove parte la domanda che fa il dottore della legge a Gesù? Signore, che cosa devo fare per essere una persona per bene? No, questa è la domanda. Una domanda che si dovrebbero porre tutti, non cristiani o non cristiani, tutti. Quale cammino devo fare per essere una persona retta? Per insegnare ai miei figli i valori di questa vita? Abbiamo sentito, i precetti del Signore danno gioia. Cioè, segui la legge. E la prima lettura ci ha detto che la legge non te la impone Dio, Dio te la fa soltanto emergere dal tuo cuore, non è tanto lontana da te, non è lontana questa legge dal tuo cuore, per cui io non ho fatto altro che far emergere da te la legge: non uccidere, non commettere adulterio, non tradire, queste cose che ti ho detto non è che sono legge divina, sono Dio che ricorda a te come devi fare l'uomo. Cioè, se Gesù dovesse rispondere in napoletano al dottore della legge, cosa devo fare per ereditare la vita? Gesù risponderebbe: fa l'uomo, fai l'uomo, sia all'altezza della tua umanità. Ci troviamo. Per cui non è questione di fede, non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. È un principio strutturalmente umano. Il dottore della legge gli dice: sì, ma io questo già lo faccio, cosa devo fare in più? E Gesù lo guarda e capisce che quello è il passaggio tra la proposta strettamente di legge umana e l'essere cristiano. Avete capito un passaggio qual è? Passaggio dalla politica di parte all'atteggiamento della dimensione della felicità come struttura di un nuovo mondo, di una nuova visione. Lì è il passaggio, altrimenti Gesù se ne poteva stare pure a casa. Lui è venuto per raccontare agli uomini che c'è un altro aspetto rispetto a quello che dal punto di vista dello stare in regola con te stesso è un salto. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e racconta, capitolo 10 di Luca, io vi prego di andarlo a leggere perché vi troverete qualcosa di sorprendente. Scendeva su quella strada un uomo che è incappato in briganti, si sono preso tutto quello che avevano. Leggete la storia dal punto di vista del perdente, leggetela la storia dal punto di vista del perdente, e in quel perdente ci potete trovare di tutto e di più, dei significati anche dell'attualità di questo momento. Dategli un nome, un cognome, un indirizzo a quello che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Non è uno così tanto per raccontare una storiella, è una condizione di chi nella propria vita ha perso tutto perché è incappato nei briganti, a casa nostra e fuori casa nostra. Scende da là il culto, la teologia, e se ne infischia. Scende da là il levita, cioè il politico, l'uomo di legge, e se ne infischia. Gesù mette due categorie di pensiero, due categorie di esperienze: il sacro, o perlomeno quello che si ritiene essere il religioso, e quello che è l'istituzionale, che scendono di fronte al dolore di chi ha perso tutto e se ne frega.
E poi passa invece quello che non ti aspetti, quello che non tiene nessuna etichetta, anzi, è straniero e per questo è un diverso. È un diverso. Ma è più uomo degli altri due. È più capace degli altri due di trovare, senza avere etichetta, la giustizia della sua scelta, perché ha compassione, entra nella sofferenza di quel poveraccio, lo aiuta, non vuole neppure il grazie. E qui ci fa comprendere qual è il salto. Tu sei davvero pronto a trovare una nuova strada nella tua vita se sei uomo di compassione, se sei capace di ragionare con il linguaggio dell'amore, della capacità di entrare nel dolore degli altri, qualsiasi altro, senza parte, senza nazione, senza condizione, se sei convinto come uomo che tu non puoi fare, non puoi voltare le spalle a chi soffre. E fine qua, già è un salto significativo. Ma Gesù fa una domanda, poi non vi stanco più. Vorrei che quando andate a casa prendete il testo e lo leggete bene. E Gesù fa questa domanda. Sentitemi bene la domanda che fa. Anzi, per non sbagliare ve la rileggo. Chi di questi tre, prete, sacerdote, levita e samaritano, il forestiero, chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nelle mani dei briganti? Questa è la domanda, no? Vi è chiara la domanda? È chiara, no? Eppure non è chiara. Ama il prossimo tuo, così dice il Signore, no? Come te stesso. Quando io penso di amare il prossimo, chi è il mio prossimo? Colui al quale devo fare del bene. Li trovate o no? Allora, io sono il samaritano, Matteo è colui che è incappato nei briganti. Per cui la domanda di Gesù doveva essere: chi è il prossimo di padre Gennaro, cioè il samaritano? E il samaritano ha come prossimo Matteo, che è colui che è incappato nei briganti. Vi trovate o no? Lui è il poveraccio, scusami Matteo. Tu sei il poveraccio, io in questo caso ti aiuto, per cui tu sei il mio prossimo. Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo: chi è il prossimo di Matteo? Avete capito? Non ha detto: chi è colui che devi aiutare? Lui ha detto: chi è colui prossimo che si è lasciato aiutare? Capovolgente. Perché il vero cercatore di senso non è soltanto chi ama il diverso, ma colui che come diverso si mette nella condizione di lasciarsi amare. E questa è tutta un'altra cosa. E qua ci vuole una straordinaria ascesi, perché anche voler bene e amare può essere gratificante. Permettere che gli altri ti vogliano bene e lasciare ogni strada libera a chiunque perché ti soccorra nell'amore, questa è una storia, perché significa diventare un uomo di pace, significa diventare un uomo aperto alla differenza, significa essere pronto a ragionare con chi ha ragioni diverse, significa essere tutto a tutti e farsi tutto a tutti. Ho detto, questa è un'altra avventura, e per arrivare a questa avventura davvero significa essere, come Paolo ci ha detto, pronti a farci imitatori di Cristo. E se vi sembra che il nostro essere cristiani sia fermo al primo stadio, allora riflettiamo. Basta venire in chiesa? Basta dire le preghiere? Per me che sono prete, e per me questo è l'imperativo categorico, non basta. Non mi basta. E tutte le volte che me lo faccio bastare, io mi sento a disagio con me stesso. Non mi basta. E non mi basterà mai,
e per questo lo ricorderò a me e a voi, costi quel che costi, che bisogna come cristiani rifiutare ciò che cristianesimo non è e seguire quello che cristianesimo è. Il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Credo. Signore sia con voi. Possa la strada e il figlio, possa il vento sospingere e dolce, possa il mare la prima la terra e il cielo coprirvi di benedizione, possa il sole illuminare il tuo volto, la pioggia scendere e dire sul tuo campo, possa il Dio venirti sul palmo della sua mano, fino al nostro rosso che il mondo, possa la sua tenerezza per rendere benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. In nome del Signore.